Ad risveglio, Ethan si ritrova legato in una sedia nel mezzo di una cena con una famiglia di matti. Ma cosa sono questi pregiudizi? Con un po' di fortuna riesce a fuggire da quella situazione, ma non è ancora in salvo. Solamente perché mangiano vermi. Già, io non lo so proprio. Vermi, poi sono Erano frattaglio. la pasta, era. Sì, un po'. Pasta ai vermi. No, è Dai. vero che stavo soffrendo. Perché qualcuno non mi ha fatto usare le Erbette. Spresso sprecate, sta. Qui c'è la Con mappa. le erbe. Posso chiamare la polizia da qui? Non c'è Prova. campo, mi sa. Il campo su un Stavo telefono dicendo, non fisso? c'è campo. No. Non hanno pagato la bolletta. Esatto. Il telefono. Che schifo. L'odore di piedi. Cioè, Abbastanza. quindi io se entro in questa. Nella lavanderia loro non possono mai entrare, no? In teoria. In teoria no. E in pratica invece. Pratica In lo pratica scoprono. vivi. Un cacciavito. Non c'era scritto quello. C'è scritto Grimaldi. Grimaldello, sembrava un cacciavite. Fluido chimico. Cosa vuol dire fluido chimico? Un liquido che può essere combinato per creare nuovi oggetti. Non può essere usato da solo. Beh, guarda con cosa lo puoi combinare. Ah, perché me lo dice? Guarda a Cioè, destra. se io faccio combina. Ah, ok, combina. Ho fatto la borraccina. Ma la posso spruzzare addosso adesso? Boh, dai di sì. Anche perché è un po' fastidioso il vetro così. Avevi la vita gialla? Sì, come si guarda la vita? Nel Ok, polso. guarda. Ho capito, ma come si alza il polso se non così? È A prendere il menu che hai aperto poco fa. Quello troppo scomodo. Faccio prima da qui. Perché sì, fatto. avrei voluto sbloccarlo? Tento explore. Chiama la telefono. Pronto? Zoe, right? And what the fuck are these Shut up people? and listen if you want to stay alive. Ok. You gotta get out of that Con house. calma. There might be a way out through the main hall. Salone Oh, d'ingresso. and that thing on your wrist is a codex. Don't Che lose it. It's cazzate. important. È palesemente un orologio. Hell of a girl. Sembrava un Apple Watch, però. Allora, il Il codex grimaldello di presumo Golden che sia Age. uso singolo. Cioè lo uso e si sfonda, giusto? Sì. Non ricordo. Vabbè. Facendo finta di niente. Allora, il salone ha detto che è qua. Solo che questa porta sicuramente sarà chiusa. A meno che non la vogliamo aprire col grimaldello. Vabbè, ci proviamo. Welcome to the Sun Family. Vabbè, Sì, poi non avevi esplorato bene lì perché ti stavi inseguendo. qui c'era la. Lì c'era il coso, il cassetto chiuso a chiave, però non so se conviene sprecare un grimaldello per il cassetto chiuso a chiave. Poi esplora. Vabbè, tanto se devo andare avanti e là, non ci sono code, che scomodo. Non me lo ricordo. No, non ci sono. Se puoi sviare da alcuni angoli. Cosa c'è? Non so Non se è sia stato worth it, sprecato. però. Ma adesso Beh, una c'è. Io ho curettina. ancora il sangue nella schermata, quindi mi manca ancora della vita. Non lo so. Non sembra dal coso. Sono Forse non sei verde. full. No! Ora lo sai. Ora lo sei, sicuro. Bene, bene. Questo è perché mettono, ti insegnano a usare Control per abbassarti e poi devi premere C. Non le puoi cambiare i pulsanti? Chi è che si è strofinato lì fuori? Non lo so, non mi interessa, sinceramente.
Cos'è questo? Ah, l'avevo già visto. Gente che gratta foto. Questa è la chiusa. Ok, manca qualcosa. La coppia di svitati di prima. Il suo viso trasmette un senso di arroganza. Dietro cosa c'è scritto? Febbraio 2013. Qua c'era scritto qualcosa dietro? 25esimo anniversario del matrimonio di Jack e Marguerite. Quindi lui è Jack. Mm-hmm. Mi scusi. Però l'hai chiamato svita. Quello è collezionabile. Non è vero. Lo devi rompere. Non posso romperlo. Con un'arma. Non ho un'arma. Allora, ma poi. Ma quello sei tu, Stefano. Non è vero, smetti. È finito? Quello che si sta fino. Welcome to the Sun Family. Non si apre. Io mi abbasso il volume perché sennò mi cago in mano. C'è uno che sbatte. Ciao. Sta a posto? Hey, over here. Perché dovrei venire di là? Puoi sparare? Hey. Dimmi. Open up. Hey, you gotta help me. Hold on, back up. Now, sir, do you live here? Non proprio. Your property? No, mi hanno rapito. Me no. No. Beh, realtà ci sei entrato per conto tuo. Effetti, no, no, io sono entrato nell'altra casa. Effetti, è vero. Well, alright, let me tell you this. You don't exactly seem like you playing with a full deck yourself, alright? Are you kidding me? Look, like I said, we've had several missing persons calls. And I can't rule out that an outsider like yourself may not be involved. Alright, I'll tell you whatever you want. Okay. Incontriamoci nel garage. Non ho il cacciavite ancora per aprire. Hey, wait. Ah. You gotta give me your gun. Sì. Più sciamo. Look, officer. Deputy. Right. Deputy. Do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? Ma da davvero? A fucking pocket knife? Sì. Sì. That's all you gonna get. Va bene. Garage. Now. Adesso vado. Ma poi un innocente. Miter's pen. Munizioni pistola. E in teoria dovrei tornare a prendere quel collezionabile, me ne frega. Boh, se vuoi più per farlo. Per achievement. Ma sti cazzi. O anche per cose che sblocchia. Però dopo il game. Non me ne sbatte un cazzo! E allora? Quello era lo scorcio più forte del mondo. È poliziotto. No. Dobbiamo andare via. In effetti, c'è il coprifuoco. In effetti. Si sta chiudendo. Si sta chiudendo. La scappa. Già. Azza! Aiuto. Perché? Cambia gente che fa. Come si mira? Così è mirato e basta? Perché sta scattando così tanto? No, welcome to the sun. No, ti prego. No. Spacca. Non aspettavi, hai visto la possanza? No, stai più veloce. Se lo prendessi magari. No. Stronzo. Giri. Ho bisogno di una chiave. Ehi, no.
jackpot. Bastardo. Quindi ho sprecato le munizioni, questo è quello che mi state dicendo. Aia! Ti ha anche tirato un calcio. Lo faccio. Ma cioè io ad esempio gli posso parlare delle... Perché mi stai aspettando un pezzo di merda? A noi non sta scattando. Cosa? A noi non sta scattando. No, ma stava scattando prima. Ciao. Ciaone. Eia, ciao. Ciao. Mi è rubata la macchina. Retromarcia accelera. Violazione di proprietà privata. Furto d'auto. Omicidio. Dove sei? Vieni. Ti piace? Ti piace? Ti piace? Ti faccio traslare nel muro. Buggy non respawni più. Dove è andato? Vabbè, sto macchina, sto lo schiaccio. No! Ma è tua. Non sto cliccando. Non sto cliccando. L'acceleratore. Bastardo di merda. Ne. Accelera. Va bene, andiamo a morire tutti e due insieme. Ah, mi sta spingendo lui. Ok, è un folgorato. Di poco. A parte il fatto perché ha delle travi in casa. Perché gli servivano? Ovviamente, che domande. L'ho visto comunque che stava ancora muovendo. No, è morto. Guarda. Ottimo. Mi sembra un tantino... Oh, boy! Now look what you've done, motherfucker! È Big Smoke. No! Ho fatto una cazzata, vero? Dovevo scappare. Ah no. Look what you done, son! L'immortale. Oh, stavo dicendo. Ma si fa male solo alla mano. Quanto pare. Ha roba addosso? No. Il più scemo, sì. Ferino. Glielo ho detto di... Ma dove cazzo siamo entrati? Da qui. Siamo entrati da qua? Sì. Ok, I guess. È chiuso. Ah, ok. Quando uno ha gli occhi. Ho sentito... Dai, mi hai rotto le balle! No, e basta questo control. Però spara totalmente tanto bene da mantenere gli occhiali. Hai visto? Il cecchino. L'ho preso. Cartuccio per fucile. Poi era. La tua idea di buio. Perché non ha preso anche la testa? Non ci staccavo. Scusa, spinge ancora un po' di più, no? Ah no, non ci passa. Epla! Rotte le gambe. Già. Io andrei a salvare poi, non lo so. L'uomo che salvava. Ricontrolla anche un po' qua. Sì, sto guardando.
questo l'abbiamo già visto. Non c'è un cazzo. Qua c'era il pendolo da mettere. Non c'è un cazzo. Tre scomparsi in un'esplorazione urbana. Le autorità statali sono alla ricerca di informazioni per rintracciare tre uomini di New Orleans scomparsi durante una visita alla comunità. Ok, tre scomparsi: Peter Walken, Andrew Hickland e Clancy Javis sono noti per i loro video pubblicati su internet che mostrano l'esplorazione di edifici. Ah, sono quei tre del filmato. Esatto. No. Sì, sì, sono loro. Ah, perché Clancy è diventato quello L. I segreti dell'abisso. Sì. Clive R. Bryan. L di Death Note. Non lo so. Non proprio. Where is my mower? Mower è da erba? Mi sa di sì. Allora è sotto, non è seminterrato. Lì. Sono al sicuro qua, no? È stato constatato. Ecco. Cosa? Il mower. Tagli erba. Non posso correre da covacciato? Che stupidaggini no. Sono mai queste? Non puoi correre da covacciato, non l'avete visto? Sì. Non è umano. Posso accovacciarmi per camminare veloce. Posso camminare veloce, ma non correre. Cos'era quel rumore di massi spostati? Ci sono troppi rumori strani in questo gioco. Ah, c'è un altro collezionabile lì sotto. Spoiler. Lì sotto. Qua sotto? No, sotto il salvataggio. Ma si rompe il coltello? Sì, col coltello. Ma si rompe o no? No. Il coltello non si rompe. Ok. Ma attenti, ti consiglio di mettere via la moneta. E i proiettili dello shotgun. Anche. Email di Mia. Perché dovrei tenere l'email di Mia? Perché ci tiene. Sarà. Ai ai ai, adesso c'è quella storia dove sono arrivato io. Che vuoi dirmi che non tiene a me? Tua moglie. Ma il punto. Cosa faccio dopo? Si apre? Ah, spingo e basta. Sparami. Ti pungo invece. Ecco, bro. Non sprecare i colpi. Sbagliato. Ma cosa c'è? Polvere da sparo. Ok, la porta si è chiusa da sola. O qualcuno l'ha chiusa, un'altra moneta. Avete cagato il cazzo, però, eh? Did my daddy give you a hard time? That's your father? He used to be. Quindi anche lei è un'infetta. He's dead now. Spoiler. You just might be able to pull this off. What? Pull what off? There's something I need you to do, but I can't explain it right now. You may need some sort of keys to do it, but find a way out of the house. Okay. I'll be in touch. Vediamo se riusciamo. Questa stanza con gli scorpioni. Mi servirà uno scorpione per aprire. Prendo l'orologio, ok. Quindi quello ci serve da mettere nell'altra stanza, no? E fin qui. Direi di sì. Tutto ok. Allora, se leggo non si ferma il tempo, vero? Non lo so. In che senso? Adesso, siccome tra poco arriva, lo so che arriva perché ci sono arrivato in questo punto. Se sto leggendo, il tempo si ferma, mi dà il tempo di leggere? No, il tempo ce l'hai per leggere. Credo di sì. Perché io vedo la schermata dietro che si sta muovendo. Vabbè. Prova. Capitano Howell della polizia statale ha comunicato l'inizio delle ricerche. Una studentessa della Carolina del Nord è scomparsa durante una visita a Louisiana. La ragazza sarebbe stata avvistata l'ultima volta la notte del 21 dicembre. Ok, stessa cosa dei casi che di gente che scompare. Si tratta per lo più di turisti vagabondi. Si stima che...
I casi di scomparsa ammontano a più di 20. La polizia non esclude che si possa trattare di omicidi che riferiscono a un possibile collegamento tra casi di scomparsa. Nei prossimi giorni saranno istituiti interrogatori. Verrà aumentata il personale. Ok, va bene. Questo cos'è? Devo mettere la statuina dell'aquila qua. Ma l'hai già fatto tutto? No, mi sono fermato proprio qua. Anche perché se prendo il fucile si chiude la porta. Come risentivo l'una. Quindi... Oh, yeah. qua mi sono fermato proprio. Non lo spoiler era per Resident Evil. Spoiler! Cazzo, Evelyn. Ok. Cosa dovrebbe essere? Stanza cosa? Un serpente quello. Snake. Ho un serpente nello stesso. Ma io volendo, no, non posso proprio saltare in questo gioco. Mi sento limitato. Ah. È una vecchia, sta. Perché non la posso sparare? Dobbiamo sparare dei vecchi. Perché mi deve assalire, vero? Questo lo dici tu. Ti sta solo guardando. Sta di minchia. Infatti, ti sto controllando. Bastarda. È un'anziana signora. Che c'è ancora? Sta bevendo anche il tè. È calmata. Infatti, stai calmo. Che c'è là fuori? Chi è? Credo che sia la moglie. È Margherita. Ma si chiudono da sole automaticamente le porte? Per dare fastidio? Sì, fa chi paura. In realtà è un sistema della casa. È automatizzata? Sì. Area ricreativa. Stanza della nonna? Bene. Questa è una finestra, però è chiusa. Presumo che io la possa sfondare, però faccio chiasso. Anche se rompo questo faccio chiasso. Cosa vuoi fare? Decisamente. Un grimaldello. Non c'è F5 per i salvataggi rapidi, mi serve assolutamente. No. C'è solo il luogo di salvataggio. Ah, voglio saltare io. Fluido. Scaricati Apex. Esatto. Perché non mi lasciate in pace invece? Chi c'è in bagno? Ottimo. C'è lo schifo, c'è. Fascinating. Se io voglio chiudere le porte non le posso chiudere. Però no, loro si chiudono da sole. Decidono loro quando chiudersi. Puoi chiuderti? No. Non vuole. Un'altra moneta. Ma si cumulano? Ah, ok. Sì. Season. Per fortuna sì. Devo mettere la mano qua in mezzo. Quello? Ah no. Non è niente. Non posso, non so un band da prendere. Ma le cassette. In casa tua non è che li lasci aperti. Anche tu hai ragione. Cosa diamine? Scultura di legno. Era quella che mi ricordavo. Dio solo sa la natura di questa melma disgustosa. Qualcuno che non si lavava da mesi. Ma io stavo camminando piano piano, dai! Cosa cazzo hai in mano? Cos'è quella roba? Non lo vuoi scoprire. My little girl has given us a gift. Cos'è? È quello per pitturare. Era uno per tagliare i peli dai cantano. Ciao. Che c'è? No, family. Non puoi entrare. Aiuto, no. Meglio, un po' aggressivo. Fottiti, merda. Zoe, potresti liberarmi da questo luogo? Metti sempre giù le monetine. Ah, come sei? Occupa uno spazio inutile.
E poi lascia in pace. C'era quel rumore di tortora? Ma tortora? Non ho sentito. Io sento. Ah, fanno così le tortora? Assolutamente sì. Sì, ti ho visto, via. Merda, eh. Mettilo, mettilo, mettilo. E anche io ti vedo, stronzo. No, non correre! Dai, ti vuole pitturare. Perché sta correndo così piano? Perché sei l'uomo più lento nel mondo. Perché la tasca è piena. Senza? Cosa facciamo? Eh? Eh? You can't hide from me, boy! Boy? Mi è matto. E quindi adesso che ho dondolato lì? Non hai visto cosa è successo. Si è aperto un cassetto nel coso, vero? È successo qualcosa. Ma lo posso abbatterlo? Ne vale la pena? Non ne vale la pena. No, esatto. Sarebbe spreco di puoi tempo. Puoi farlo, ma non ne vale la pena. Quindi dovrei correre e schivare ogni suo attacco, essendo 5 volte più lento di lui? O andare sneak and sneak. Esatto. Non mi sente, sì. L'ho visto, merda, che sei lì dietro. Here I come. Alle armi di Dark Souls. Più di Dead Rising. Sneaky sneaky non ha funzionato. Cosa fai lo scemo? Vieni. Vieni qua, vieni qua. Vieni che ti pungo. No! Ti vuoi farmi? L'hai provoca? È furbissimo! È furbissimo! Non me l'aspettavo! No! Te la sei presa con l'uomo sbagliato. Non me l'aspettavo! Pensavo che non mi cioè, non pensavo mi girasse. Era una finta. It's over, boy. Comunque sei più lento perché le scarpe di giuta gli è più piccole. Non è vero, sto mentendo. Come Death Stranding. Spoiler. Un rilievo di Cupronicel a forma di testa di cane. Credo che sia Cupronickel. Cupronickel? Sarà. Credo. La posso usare e combinare, non posso guardarlo in 2D. Sì, puoi guardarlo, puoi guardarlo. Muovi. No. Clicca. E c'è il colore. Questo è palesemente il Falco, me lo ricordo. Mm-hmm. Ma quello degli Avengers? Solo che... no. Solo che devo rifarci. Che hai scriptato nella merda, sei? Sono andato. È il più scriptato. Lo sapeva benissimo che sei dovuto andare là. Cosa cazzo era quel rumore? È caduto. Ah! No, fai il cazzo che vuoi, Più che altro come c'è entrato lì. Questo è andato nel corridoio in fondo. Perché non te ne vai a cagare? Poverino. E dietro? Corri, 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 togli, prendi! You can't take off. E adesso come facciamo? Installo. Very smart. Dove è andato? Mi starà aspettando. Cacchio. Lo posso chiudere lì dentro? No. Non credo. Non c'è tempo per questa. Ti ho trovato. Ma! Che seccatura. E come dovrei fare io con lui che mi gira intorno ovunque? Devi essere più veloce. È più furbo. Non sono né più veloce né più furbo. Ehi no! No, no, è sparito. Che sei un coglione, sì. L'hai mancato. Lo so. Cioè, quindi io devo praticamente
girare sempre qui, nel mentre che lui è su, io scendo. Qui c'è stato tutto, per te la stanza in mezzo. Cioè io riscendo qua nel mentre lui è su, però comunque è scriptato. Quindi nel mentre che io sono giù, lui risalirà giù. Cioè nel mentre che io sono giù, vedi che mi sta già sentendo. No, ma lui è su adesso. Prima è sceso perché ti stava seguendo. Non è vero? Io ero giù, prima sei. Lui è salito, come faceva a sapere quello lì? No, ti sei buttato dalla scala e si è seguito. Ti è seguito lì, sì, sì. Kindassus. Adesso? Sopra. Adesso dalla porta dove si può fare. Perché è lì lui? Perché su? Poi perché Ethan puzza? Botta. Minca. Che caotica questa cosa. Che spinna. E per metterlo bene. Sì, sì, sì. Ok. Quasi. No, non va bene, non va bene, non va bene. È primo invio. Devi confermarlo, altrimenti non va. Ah, già, è vero. Primi F invio. Te lo dico perché non ci arriveresti. Al... Anche se è scritto. Lo prende così? In teoria. Di inviarlo un po' di più. Viene bene. Non è esattamente chiarissimo questo sistema. Spero che rotto sia meglio. Builds this shit. Anch'io. Perché mi hai teletrasportato? Non lo so. Perché stavi facendo lì? Sì, mi sembra giusto. Passiamo nei punti stretti. No, già non succederà proprio niente di strano. Malfidato, vedi che ci sei passato. Sì, sì. Solo perché vuole dare il benvenuto in famiglia. Dove siamo? Non siamo. C'è bisogno di fare tutto questo chiasso? C'è il vento. Quindi le erbe le posso... combinare solamente con una soluzione, non posso combinarle più tra di loro, vero? Non lo so, cioè, se vuoi fare più chiasso. Le lasagne c'erano. Buona lasagna. Usa gli psicostimolanti per trovare gli oggetti? Sì. Non ho mai capito come funziona. Tanto il fluido serve solo per questo? No. No. Mi ricordo di no. Serve anche per l'altro. Poverino. È collezionabile. Perché c'è un cesso non qua. Funziona. Non ho un grimaldello. Non ho niente. 14 giugno, marito e moglie in vacanza. Il marito è stato un successo. Lui è il numero 12. Sfortunatamente la moglie non andava bene, quindi ce ne siamo sbarazzati. 7 luglio, tre studentesse, tutte marcite. Lucas è un idiota. Lucas è il figlio, giusto? Lucas è il figlio, sì. 13 agosto, un senzatetto mutato in 3 giorni. Lui è il numero 13. Avanti. Ma cazzo è quella roba? Sono denti? Niente. È il nemesis di questo gioco? È una fotomossa. Moneta antica. Mare non posso accennare, che schifo. E a me che cosa me ne sbatto? dai! Non vanno via? Non fa. No, non c'è. Era solo per far fare schifo? Esatto. Che simpaticoni. Sembra il disegno di un bambino. Io guarda il nome che c'è scritto. C'era scritto Mia, l'ho visto. Io non... non... Che
non ci sarei mai entrato io in questa posizione. Gli avrei detto uccidimi piuttosto. Che schifo. What the? What the? Ok. 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 Va bene. Va bene. Andiamo via. Preferisco. Dove sei, Jack? Come preferisco? Preferisci Jack? Stai qui. Siamo in limbo. Ma... era necessario? Sì. Sì. Capirei più avanti perché è necessario. Mm-hmm. Aiutami tu, Mads Mikkelsen. No, è Marlon Brando quello. A me sembra più di Land Dog. vabbè. Non posso tipo salire dal cammino e andarmene via, no. Non sei Babbo Natale. Ma non sa fare niente. Troveresti probabilmente Jack insieme al cammino. Che rotore di coglioni. Beh, prima di... A parte il fatto che sai sparare. Quindi... A parte il fatto che ho preso un colpo su 10, quindi non è vero. Quello perché sei comunque storto. Puoi stare in piedi, eh. Ma sei andato a fare sneaky sneaky? Con Jack. Dove è andato? Sono i vermini che sente. Io sono rientrato nel muro perché sono scriptato, ya. No, non c'è. Ah. È sparito. Nel nulla. Sparito. Meglio. Questa no. Cosa è una testa. Ma che perché deve fare questo rumore proprio terrificante? Credo siano i vermi nella scatola. No, questo è anche il muro. Ah, sì. Ah, sei dall'altra parte della porta con lo scorpione. Ok. Queste si rompono? No. Solo quelle con cosa giallo. Mi fa ridere che le punge. perché miri? Perché ci sono tutti i quadri girati? È lore? Sono loro i quadri. Io lo so già. Dai. Dove andiamo? Andiamo in cantina. Sì. Non succede mai niente di brutto nelle cantine. No, un'altra safe. Sento David Gnomo camminare così piano. Collezione di monetine. C'è scritto? Cara Courtney, i bastardi mi stanno cercando, ma forse questa nota può aiutarti a fuggire. Per andare via di qui devi trovare le sculture a forma di testa di cane, e ne ho già una. Ne ho vista una nella stanza delle dissezioni nel seminterrato. Valla a prendere, la chiave per fuggire da questo posto. Le sculture, quindi sono più di una, ma non ti dice... Aha, non ti dice quante sono. C'è qualcosa che non va in me, deve essere quella roba che mi hanno fatto mangiare. Se proprio devo morire lo farò lottando. Sto per andare a prendere quel fucile che ho visto nell'area ricreativa, così li farò pentire di quel che mi hanno fatto. Ok, scappa da questo posto. Travis. Ma Travis Scott? Proprio lui. Esatto. Comunque se avessi visto la porta avresti saputo quante sono le teste. Ma la son persa? Cosa? La porta? Sì. Sì. Sì, non l'hai visto. È questa, vero? No. Cosa cazzo è quello? È un corvo. È quella del salone d'ingresso. Quella blu in basso. Dove... Questa per uscire? No. È quella grigia sopra. Questa? Quella lì. Quella per uscire fuori. Esatto. E non ci ho fatto caso. Comunque lì. Niente, salviamo. Ah, ora puoi andare solo giù o su. Di nuovo. Ah, perché sto giocando a questi giochi io che sono debole di cuore.
Quindi o Jack o queste cose strane. Sì, ma devo andare per forza giù, non è che puoi andare o giù o su. No, puoi andare anche su. Di cazzo. Chissà cosa c'è. Ma sei tutto chiuso tramite chiavi? No, sopra, sopra. Sopra, sopra. Non ci sei andato, non hai visto tutto sopra. Che bel piano. Ah, c'era la stanza della nonna. Non l'hai visto quelle due. Allora, ricreativa, stanza dei bambini, stanza dei genitori e ripostiglio. Quello, stanza dei genitori è chiusa. È arrivato il momento di soffrire. Già. Ma proprio senza pietà. Lo so già. Che mi chiuderanno in un vicolo cieco. Quello che succede quando pulisci la casa. Che schifo. No! No! Ah, ma siete dei coglioni. Bravo. Poverino. Tre colpi alla testa. Il rampicante, gli uomini rampicante di Resident Evil 2. Intendi l'Icar? No. Ti ho detto gli uomini rampicante. Quelle. No, no! No! L'uomo ansia. Mi stava aggredendo con le zampe davanti. Vorrei vedere te. Ma non hai letto sta? Sto prima vedendo e sentendo che cosa c'è intorno a me. In effetti. Qua dentro c'è sicuramente qualche demone del cazzo. Allora, Lucas, ho preso quel tizio che continuava a scappare. L'ho sentito quel rumore? Cos'è questo rumore? Non muoiono? Si rigenerano? No, è morto, è morto. Sento un rumore di passi ciocciosi. Ma ciocciò il cane? No. Non esiste. L'ho rinchiuso nell'inceneritore in fondo a sinistra. Così non ci sfuggirà più. Tiralo fuori quando è il momento. Sai come aprire l'inceneritore, no? Ricorda, 3A è un'impronta della mano. Vai come ti pare con la ragazza. 3A è un'impronta della mano. Quindi una, perché Travis è Lara, ne ha due. È un'impronta della mano. Giusto? No. Non ti dico niente. William. Sean. Le apro tutte, non è che ci metto molto, 3A è un'impronta della mano. Questo non è considerato un'impronta della mano, è uno schizzo. William, Sean. Allora, sappiamo solamente che in fondo a sinistra. Sì. In fondo a sinistra c'è qualcuno. Quindi qua dentro c'è qualcuno. Ma è questa roba che sta facendo questo rumore fetido. Polvere da sparo. Beh, ma le cavate le apriamo tutte, però vorrei capire. Allora, Travis... Provo ad aprirle. Ha una A. Lara ne ha due. Ok. Posso richiudere. A meno che non le devo aprire così. Insieme. No. William. 3A è un'impronta della mano. Sean. Fai come ti pare con la ragazza. Quindi la ragazza non conta. Quindi William. Sean è lo stronzo che dovrà aprire la marolla. Travis è chiusa. E vabbè, apriamo questa.
Tamara, bastardi di merda. Creatrea. Il fumo. È una torta. Sei un pezzo di merda. Bastardo. E perché è più duro questo? Rip. Morto. Ok. First death. Va bene, credo. Queste creature sono difficili da eliminare. Per fermarle devi distruggere le loro teste o dilaniare completamente il corpo. I micomorfi. Vabbè, sappiamo che sono meno pericolosi di Jack the Ripper. È chiuso dall'altro lato. Quindi mira la testa. You should have. Ah, quindi il collo non è considerato come testa, ecco perché non l'ho ucciso quello. Anche questo ci sono voluti quattro colpi. Sì, ho mirato la punta della testa. Ho i denti. Si copre lo stronzo. Mi scusi? Sarebbe anche il momento di fermarsi. Io mi curerei. E Tamara e la mano. Potrei anche andare a salvare eventualmente. È più duro. È fatto apposta che sia così fastidioso questo? Sì, è più forte. E vabbè. Comunque consiglio di gameplay, ti puoi parare. Posso pararmi? Sì. Ma prendo meno danno? No, con la prestatrice, scusa. Sì, prendi meno danno. E puoi anche schivare alcuni attacchi abbassando. Ok. I guess. Io. Sei uno stronzo. Perché si para? Perché non sono scemi? Con la barra. No, perché si para lui? Ah, lui. Con la mano. Perché sacca la testa. Non si vuole far sparare. Mica scemo. Ho visto. Ma se più scemo allora. Lasciatelo dire, frate. Poverino. Lui ci ha provato. Dai, Travis Scott. Esci. Io ho aperto. Portatelo nel corridoio. Non... Mi segue? Certo. Credo di sì. Ma... No, corre! Si vedi comunque diverso rispetto all'altro. Se c'ha la mano... È prototype. Praticamente. Basta però. Ah, merda. Che cazzo. Ha anche un range pazzesco, eh. E c'ha il braccio lungo. Però pararti di più. È che non mi viene da pararmi, dato che... Ho una mano. E sto. Lo so. Sembra che abbia una lama lui. Se impari quello è diventato più semplice. Impari a schivare, a parare. Posso fare i parry anche? Lazy. No, i parry no. No. Doppio parry.
Arrangiati. Poi devi riaccogliere anche la polvere. Eh sì, sì, mi ricordo da tutte parti. Deficiente, oh. No! Ti vuole solo toccare con le sue manine. Scusami! Ti odio. Ah, ok. Bravo. Ah! No, ti prego. Guarda la tecnica segreta del villaggio della foglia. Se lo prendessi, almeno. Aia. Hai tre colpi. Sì, te ho sprecato troppi colpi. Rimarremo qua per sempre, lo sapete. Guarda che è anche una bella parte difficile questa. All'inizio. Era un buon allenamento. Per i Perry? Doppio Perry. 1, 2, 3, 4. Perché ci vogliono 3 colpi alla testa, dati bene. Il quarto era un po' storto. Allora, vediamo cosa c'è qua. Doppio Perry. Che metodo è? Che brutto rumore. Sto cercando se ci sono altre munizioni. E infatti. Ma pare di trattamento. Cosa dovevo guardare? Mi sono dimenticato. Ottieni la testa di cane. Quindi ne manca una. Chiave scorpione. Ok. Progressi. Foto tesoro. No, mica ci sono anche queste cose. Grimaldello. Un'erba. Da qua si risale. Non ho abbastanza slot. Ah no, si scende ancora di più. Allora. Comunisti. Officina. Sarà chiusa, presumo. Workshop. Dall'altro lato. Stanze inceneritori è quella dove c'è quello schifo, no? Esatto. Sì, c'è. Allora io adesso ho trovato un sacco di roba. Vado a fare un salvataggio. Well, hello there. Vivo. Ma comodo? È vivo? Non sprecare i colpi. Perché sta facendo questo rumore? Non dovresti essere qua senza aver preso tutti gli oggetti. No, non è vero. Metti giù il cane intanto. Metto giù il cane? Non ti serve adesso. Cos'è questo? Anche quello. La foto del tesoro. Il vero da sparo, boh. Per adesso non ci serve. La chiave dello scorpione. Vabbè, io poggerei questo. Aggiungerei questo, che non voglio sprecarlo. Il grimaldello, ok. Vediamo. Potrei usare una cura, effettivamente. Tanto mi hanno salvato. Per un attimo ho pensato di avere un picco. Di aver visto un picco. È sparito. Lui non c'è più. Fuck. Era canon.
Volevo fare una brutta battuta. Ah, l'ho già ucciso questo che era qua dentro. Il problema è quello lì dentro perché... No, non l'hai ucciso. C'era solo spostato sta... Era sul tetto. Ci facciamo una nascondina. Che stronzo, quindi devo stare attento a questi cosi. Non ho più colpi di prima. Cioè, non così tanti più colpi di prima. Dai, Travis Scott. Velocissimo. Ma è maestoso! Travis poi è quello della cassetta. Spoiler. È lui. Mi scusi? La sto sparando un bel po' di volte. Cosa facciamo? Cade. Mi segue. No. Aha! Oh. Bitch. Good. Subito salvato. Beh sì. Perché ci fermiamo qua. È tempo. Per oggi abbiamo avuto emozioni abbastanza forti. Ah, ci fermiamo qui. Ok. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi e lasciate un mi piace. Noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con il prossimo video.